Buongiorno a tutti e ben ritrovati. La veglia di questa mattina si trova in Seconda Corinzi, al capitolo 10, il versetto 4, ma per completezza leggeremo dal versetto 3 al versetto 5. Infatti, anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Vivere nella pratica questi versetti vuol dire in un certo senso cambiare completamente la nostra mentalità di vita. Tutti viviamo nella carne, tutti soffriamo, discutiamo, cerchiamo di risolvere problemi, ma soprattutto cerchiamo di trovare una sostanza che possa dare un senso compiuto alle nostre esistenze. La vera domanda è: con quali armi stiamo cercando di costruire la nostra vita, le nostre convinzioni, i nostri sentimenti e le nostre azioni? L'Apostolo Paolo ci sta invitando a cambiare strategia, cari fratelli, sorelle ed amici. Cosa succederebbe se smettessimo di usare la nostra mente, la nostra comprensione limitata per contrastare i tanti effetti del male intorno a noi e decidessimo di collaborare veramente con Dio affinché la sua potenza nelle argomentazioni e nel comportamento possa avere la meglio in ogni situazione? Viviamo in un mondo dove ormai l'uomo senza Dio si sta specializzando nella filosofia, nella psicologia e nella scienza, portando avanti una figura di uomo onnipotente, in grado di dare risposte a qualsiasi necessità esistenziali. Il bisogno di Dio viene sempre più messo da parte e molto spesso ridicolizzato. La fede cristiana viene resa cosa ridicola ed il popolo di Dio sembra troppo spesso schiacciato da questi grandi intellettuali che invece riescono ad attirare a sé tante persone. Dov'è finita la nostra fiducia nelle potenti armi spirituali del Signore? Dov'è finita la nostra convinzione che lo Spirito Santo possa darci la conoscenza e la saggezza necessarie ad abbattere i giganti nelle loro fortezze umane così sicuri di se stessi? Cosa ha fatto Dio attraverso Davide di fronte a Golia o attraverso Giosuè di fronte a Gerico? Pensiamo forse che oggi Dio non sia in grado di fare miracoli simili e ben oltre? In che tipo di Dio crediamo, miei cari? Nel Dio del faraone d'Egitto o nel Dio di Mosè ed Aronne? Che tipo di persone desideriamo essere? Diffidenti e sconfitti come Giuda? Oppure volenterosi di rinunciare a se stessi per lasciarsi trasformare nel carattere e nei pensieri come Pietro? Cosa potrebbe fare Dio se dedicassimo il nostro tempo a sviluppare le nostre facoltà intellettuali, morali e fisiche per raggiungere quella pienezza spirituale che Gesù stesso ci ha dato come esempio? Pensate a Giuseppe, a Daniele o a Paolo, che sono stati in grado di portare con forza e potenza il messaggio di Dio davanti alle massime corti del mondo e davanti alle persone più colte di quel momento, scuotendo ed abbattendo qualsiasi atteggiamento che si ergeva orgogliosamente contro Dio. Desideriamo noi, oggi, ovunque siamo, lasciare che le armi del Signore siano utilizzate attraverso di noi per la salvezza degli uomini, abbandonando le armi carnali che non portano a nessun risultato? Che Dio imprima in noi ogni giorno questo desiderio profondo. Amen.